Ciao, sono Roman Salve! e oggi voglio farti vedere come io faccio dei quaderni block note con la copertina in legno però. Faccio due diversi quaderni con il spessore di 6 mm o di 4 mm. 4 mm usiamo compensato di pioppo, invece questo, che la verità non so che legno è. Però a 6 mm. Questi quaderni li facciamo con gli anelli. Io userò questi qua che sono più piccoli. Se sei interessato, guarda questo video prima. Iscriviti, guardalo, metti mi piace. Ma davvero? Buona visione. Bene ragazzi, abbiamo tutto. Adesso questo qua mettiamo da parte che non ci serve più. E dobbiamo togliere tutto questo nero. Ecco, come vedete, ho lasciato un po' di nero qui che fa il suo effetto, che sono sicuro che sarà molto bello. Ecco, invece qui abbiamo tolto tutti i segni del fumo. Per me fanno schifo. Diciamo la verità, mi ha visto fare cose molto peggiori di questa. Poi io comunque ho visto tantissimi ragazzi che lavorano con laser, invece loro lasciano tutto questo. Non so, cioè per loro magari fa effetto di fai da te. Per levigare il compensato di pioppo si può subito iniziare con la carta vetrata da 600. Proviamo. Ecco, come vedete, avevo ragione, ci bastava pure questo qua da 120. Nessuno si muova! Mi è caduto il cervello. Da 600. Comunque a me piace di più questo legno che il compensato, perché è più figo. Beautiful. Adesso dobbiamo mettere un po' di colore, un po' di tinta. Per fare questi lavori usiamo le spugne. È un colore molto bello e molto elegante. Molto bene, siamo arrivati alla fase finale e proseguiamo con la protezione.
Adesso dobbiamo mettere la carta. Così abbiamo due block note. Però questo colore bianco non mi piace tanto. Ho un'idea come cambiarlo. Condimento. Io ce l'ho tutti questi colori qui. Usiamo per esempio un blu per l'ancora e mettiamo un rosso. Qui abbiamo A4, quindi A5 è la metà. Eccoci qua ragazzi, è pronto il rosso con il nero, è molto bello secondo me. Scrivete nei commenti cosa pensate voi e scrivete quale block note vi è piaciuto di più. Il verticale o orizzontale, rosso o blu. E scrivete anche i vostri idee, magari possiamo fare qualcosa insieme. Se sarà qualcosa di interessante, che qualcosa si può tagliare o incidere con laser, scrivete nei commenti, io rispondo a tutti. Per me l'unica cosa che potete fare è iscriversi al canale, mettere like se vi è piaciuto il video, condividere con i vostri amici. Scusate di nuovo per il mio italiano, cerco di fare il meglio. Grazie a tutti, ciao!